Ciao, adesso che sei entrato su Digital Work City, puoi avere accesso al tuo menu utente in qualsiasi momento, semplicemente cliccando sulla tua immagine del profilo nell'angolo in alto a destra. In questa sezione cruscotto verranno raccolte tutte le attività personali che svolgerai all'interno della piattaforma, come per esempio le candidature per offerte di lavoro, oppure l'acquisto di servizi e-learning, welfare, di consulenza legale e tutto il resto che offre la piattaforma, e parallelamente tutte le attività societarie. Quindi, per esempio, i contratti che stipulerai con i tuoi collaboratori oppure le offerte di lavoro che pubblicherai personalmente. Tra le prime informazioni che ti verranno mostrate nel menu utente c'è la tua visibilità all'interno della piattaforma. Quindi, se hai scelto di impostare il tuo profilo come visibile per essere contattato da project manager che hanno nuove opportunità di lavoro da offrirti, oppure come nascosto, nel caso in cui attualmente non fossi disponibile a lavorare. In più, visualizzerai il tuo ruolo all'interno di Digital Work City, quindi se sei un utente osservatore, membro, come in questo caso, oppure sponsor. Nel caso in cui non fossi già uno sponsor, visualizzerai il bottone che ti permetterà di richiedere di diventarlo e quindi di registrare la tua società in piattaforma. Tra le varie sezioni a cui avrai accesso dal menu utente, la prima riguarda il tuo profilo personale, all'interno del quale ritroverai tutte le informazioni che hai caricato durante la registrazione e che potrai modificare in qualsiasi momento cliccando su Modifica profilo. Nel caso in cui tu fossi già un utente sponsor, come in questo caso, il tab successivo rimanda alla sezione Società. In questa sezione verranno raccolte tutte le attività svolte in piattaforma e collegate alla tua azienda, come ad esempio gli annunci di lavoro che pubblicherai, con relativo dettaglio sulle candidature che ricevi, le richieste di creazione dati e di consulenza che rivolgerai alla community, con anche qui il dettaglio dei consulenti che tu avrai scelto di selezionare, e ancora i contratti per i tuoi teammates o per i progetti in appalto di servizi, e infine uno storico di tutte le società che hai registrato sulla piattaforma, con una differenza tra quelle scadute, quelle in attesa di conferma e quelle già confermate. Per ognuna delle tue aziende visualizzerai i dettagli anagrafici e contrattuali e potrai avere una visione d'insieme di tutti gli utenti ad essa collegati, con una distinzione tra membro o collega dell'azienda e sponsor della stessa. La differenza tra un collega e uno sponsor è che ad un collega potrai assegnare del budget soltanto per acquistare servizi, mentre ad uno sponsor potrai assegnarne anche per la creazione di progetti, sempre da collegare alla tua azienda. Potrai tenere sotto controllo il budget grazie al motore di calcolo che ti darà sempre un'idea chiara del budget totale assegnato per l'acquisto di servizi o per la creazione di progetti, del budget allocato e del budget residuo. Infine, per ogni società avrai anche una visione d'insieme di tutti i progetti che sono stati ad essa collegati e anche in questo caso avrai un dettaglio sul team di progetto. Ritornando al menu utente, il tab successivo riguarda l'area pagamenti. In questa sezione verranno raccolte tutte le fatture emesse da White Libera verso di te e potrai avere il dettaglio chiaro sullo stato del pagamento, se in lavorazione o se la fattura deve essere ancora pagata. Al pagamento potrai provvedere cliccando sul bottone Paga. Tutti i pagamenti evasi verranno raccolti nella sezione cronologia e quindi sarà per te facile in qualsiasi momento recuperare tutti i documenti di cui hai bisogno. Successivamente avremo accesso all'area personale. Quest'area è molto simile alla sezione società che abbiamo visto in precedenza, ma in questo caso riguarda te personalmente. Quindi troverai per esempio tutte le candidature che tu hai mandato per posizioni di lavoro aperte all'interno della piattaforma, i contratti che tu hai siglato con altri project manager, le richieste di creazione dati e di consulenza che la community ha rivolto a te e i servizi che hai acquistato. Infine, l'ultima sezione riguarda i servizi collegati. Questa sezione ti permetterà di collegare in piattaforma tutti i servizi di project management e virtual room esterni che desidererai utilizzare, semplicemente cliccando sul bottone Collega un nuovo servizio, come in questo caso Basecamp. Contattaci a info@whitelibra.com per qualsiasi dubbio o domanda.
Saremo come al solito felici di rispondere e di aiutarti. Buon lavoro!